Ciao a tutte, eccomi di nuovo qui con l'ultimo video della serie Rompiamo le scatole al moroso. Abbiamo la nostra unghietta ricostruita, allungata in cartina. Adesso la rimuoviamo. Non gliela lasciamo, poverina, poverino, perché stasera abbiamo anche una cena e non è il caso. E io per rimuovere utilizzo la fresa. Come avete visto già, io la lima la uso quasi esclusivamente solo per regolare le lunghezze e per dar la forma. Per il resto ho imparato sin da subito a utilizzare la fresa e mi trovo stracomoda così. Allora, abbiamo il nostro manipolo. A questo manipolo andiamo a montare le famosissime punte della cupa. Allora, vi faccio una breve spiegazione. Io ho tre punte. Una, questa qui, acquistata, è di metallo, non brucia. L'ho acquistata nell'Eye Center dove ho fatto il corso, dove ho preso un po' di materiale. Non è male. L'insegnante che mi ha fatto il corso la usa normalmente. Mi ha detto che facendo più o meno 4 ricostruzioni al giorno, per 4 giorni, perché il sabato, per 5 giorni, scusate, perché il sabato e la domenica non lavora, a lei dura più o meno un paio di mesi. Mentre ho comprato in un cumulativo le punte della cupa. Io ho preso queste due qua. Questa è la medium, anzi è la small, sono tutte e due small barrel. Questa è la medium e questa è la fine. Ok, adesso ve le faccio vedere anche tirate fuori. Io uso principalmente la media, anche se sono entrambe fantastiche, come ho più volte detto. La tiriamo fuori dalla sua scatolina. A me piace riporre tutto pulito, messo via. Ed è questa qui. Questa semplicemente in questa fresa la si infila dentro, finché non fa fatica a entrare, quindi lasciandone sempre un pezzettino fuori, in modo poi da renderne più agevole l'estrazione. Quindi con questa fresa io faccio la rimozione del gel. Vi spiegherò adesso la velocità, sto intorno a poco più della metà, appena oltre la metà, quindi non la uso mai al massimo la fresa. Comincio dalla punta, ve la faccio vedere così, giusto per farvi vedere quanto gratta. Qui è già saltato l'angolo. La rimozione corretta è questo tipo di movimento, movimenti da destra verso sinistra. Non so se sono. Proviamo a far così. Movimenti di questo tipo, da destra verso sinistra. In questo caso per farvi vedere quanto buca questa disgraziata. È un attimo, quindi attenzione quando e se la usate. In questo caso noi abbiamo appena ricostruito, quindi andiamo anche nella parte alta dell'unghia. Se fosse stata una ricostruita, un refill normale tipo il mio, che ha già un paio di millimetri di crescita, sarei stata ovviamente non sull'unghia naturale. Quindi potete anche calcare un pelo di più. Guardate come rimuove il gel. Non arrivate mai all'unghia normale, mai, perché con questa fate veramente veramente male. Qui togliamo via il nostro allungamento. Se non siete sicure, piuttosto spolverate. Ecco, qui abbiamo tolto praticamente quasi tutto il gel. A questo punto blocchiamo la fresa, rimettiamo il sanding, quello leggero,
abbassiamo la velocità e andiamo a concludere. Questa è come se fosse una rimozione totale, chiaramente. Se fosse stato un refill ne avremmo tolto molto meno e avremmo proceduto con la ricostruzione, quindi col refill stesso. In questo caso andiamo a togliere tutto la rimozione. Vi conviene lasciare sempre comunque un lievissimo strato di gel, proprio per evitare di toccare l'unghia naturale. Una volta arrivati quasi vicini all'unghia, ma senza arrivarci veramente, fate, io passo il buffer per togliere le linee grossolane della fresa e per rendermi conto effettivamente che cosa c'è sotto. Ecco qua, c'è ancora un lievissimo strato di gel, non si vede praticamente. A questo punto, se fosse stata una cliente, le avrei fatto un trattamento con uno smalto rinforzante, o comunque avrei messo uno smalto colorato a seconda di quello che avrebbe voluto, e sarebbe finita così. In questo caso gliela lasciamo così, tanto non si vede che è stato fatto su niente. Stasera andremo a cena tranquillamente senza nessun problema. Vedo l'unghietta da vicino, questa luce spara un po', ok. Io spero proprio che questo video vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile. E a questo punto io prendo la mia bella punta della cupa, la ripulisco, la metto via. Se vi capita di doverla prendere, vi consiglio di prenderla in un cumulativo, perché a prenderla direttamente dall'America le spese di spedizione sono veramente un botto. Se poi ci sono anche le spese della dogana, tenete presente che sono circa 90 euro solo di spese di spedizione. La punta in sé costa 8 dollari, mi sembra, 8 dollari, 8 dollari e 50, non ricordo perfettamente, sono più o meno 7-8 euro all'incirca. Però è veramente, veramente bella. L'indirizzo è questo, se volete andare a vederla, www.cupainc.com. E basta ragazzi, questo era l'ultimo video del Tris preparazione, costruzione con cartina, ricostruzione con cartina, allungamento e rimozione. Spero di esservi stata utile, a breve farò altri video, spero che continuerete a seguirli. Vi mando un grosso bacio e buona giornata. Ciao ciao!